Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, stasera video di recensione. Sono due prodotti di make-up, tra cui qualcuno è qualcosa che sto indossando oggi. Anzi, entrambi li sto indossando oggi, ora che ci penso. Comunque, sono un mascara e un rossetto liquido. Partiamo dal mascara. Allora, il mascara è della Flormar, si chiama Eye Performance Rotation Volume Mascara. La colorazione è, I don't know, black. È una confezione da, ecco qua, 8 ml, e il mascara si presenta in questo modo. All'interno noto che c'è qualche altra cosina indicata, quindi vado a smantellare un attimino qui. Allora, sono andata ad aprire la confezione in cartoncino e c'è ovviamente la descrizione del modo d'uso del mascara anche in italiano. Allora, premere il tasto si avvia girando in senso orario, premendo di nuovo smette di girare. Se invece si preme il tasto una seconda volta, ovviamente gira dal senso contrario e si può ovviamente poi spegnere. C'è la sostituzione della batteria che non ho ancora sostituito e le attenzioni. Allora, il mascara si presenta ovviamente in questa confezione nera e fucsia molto carina e tutto questo è la parte diciamo dove c'è la batteria e c'è il sistema, perché questo è un mascara rotation, quindi che va a ruotare. Qui non so se si nota, c'è il pulsante di azione e questo è lo scovolino, quindi con dentini molto larghi ma corti, e premendo il pulsante che sta qui, non so se si vede, inizia a girare. Ripremendo si ferma, se lo ripremio rigira al contrario. C'è il doppio la doppia rotazione da un verso all'altro, ovviamente per come lo vai a utilizzare su un occhio o un altro oppure sotto. La rotazione deve essere effettuata in modo che le ciglia vengono prese e tirate fuori, quindi bisogna prenderci un attimino la mano per intuire qual è il giro da far fare al scovolino per poter ovviamente andare a distribuire il mascara sulle ciglia. Come prodotto così innovativo del mascara rotation lo trovo molto simpatico, non lo utilizzo spesso anche perché l'applicazione è un pochino più macchinosa e un pochino più prolungata, quindi tante volte lo tiro su come un mascara normale, lo vado a mettere con piccoli movimenti zigzag. Però utilizzando la rotazione, quindi il mascara in rotazione, ho notato che c'è molto più volume, quindi riesco ad avere molto più volume utilizzando la rotazione. Cosa dirvi più? Senza l'utilizzo della rotazione, il volume ovviamente si ridimensiona e ha un effetto più naturel, invece con la rotazione è un pochettino più carino come risultato. Non è un mascara che si sgretola, ma è un mascara che si strucca facilmente. Io di solito lo strucco gli occhi con una salvietta struccante all'acqua micellare, quindi appoggio un attimino e poi tiro via, come vi ho mostrato nei video di routine, nei due video di routine che ho fatto. Anzi, no, in un solo video di routine che ho fatto, perché l'altro è la routine straordinaria, che se vi interessa ovviamente vi inserisco nelle di informazione, quindi utilizzo una semplice salvietta e questo prodotto è molto facile da struccare. Cosa dirvi più? Nulla, mi sta piacendo tanto. Il prodotto è già molto compatto e quasi rinseccolito, però ancora tira su un bel po' di prodotto. Io l'ho aperto, tengo aperto da 3-4 settimane ormai. Però mi sta piacendo veramente molto, quindi buono. L'altro prodotto di cui voglio parlare è il rossetto liquido che ho indosso. Questo è di Wycon, è della linea Long Lasting Liquid Lipstick, rossetto liquido
Rouge à lèvres liquide. Io il francese proprio così. In italiano, rossetti liquidi a lunga tenuta con finish matte, una texture confortevole per un effetto vellutato immediato. La numerazione in questione è la 67 Ice Green ed è un grigio ghiaccio molto bello. Ovviamente così a pieno anche io avrei difficoltà ad uscirci, quindi non lo uso quasi mai così a pieno. Di norma vado a raffreddare una matita, un rossetto color carne per abbinarlo eventualmente al make-up occhi, quindi così lo utilizzo per la maggior parte. Però ovviamente sono andata anche a fare tutti i miei test. Così a colore pieno. Il prodotto si presenta con questo applicatore in spugna e ha un odorino. Non mi ricorda nulla. Forse un pochettino un odore gommoso. Allora, l'effetto opaco cioè, il prodotto si asciuga sulle labbra in modo molto rapido, però è un pochino difficile riuscire ad ottenere una buona coprenza. Cioè, la prima passata l'effetto è molto, molto trasparente. Questo è appena applicato sulla mano, quindi è molto trasparente e si ha un po' di difficoltà a coprire bene tutta la superficie delle labbra. Come durata, più o meno mi ha fatto un 4 ore e non è sopravvissuto a un pranzo leggero quale può essere. Vabbè, no, mi ero fatta un'insalata con dice dell'olio, quindi effettivamente si è struccato con l'olio dell'insalata, però ho mangiato solo quello quella giornata quando ho fatto il test. Si fissa però molto bene, nel senso che non va a passeggio tra le rughette delle labbra, quindi anche non contornato né con una matita color carne né con una trasparente, il prodotto rimane comunque fermo nella bordatura scelta. E quando si secca un pochettino va a finire, un pochettino tanto va a finire in tutti i segni delle labbra, quindi un po' alla volta vedrete sgretolarsi tutto il prodotto così a pieno in tutti i segni, parlando eccetera, si perdono proprio pezzettini. La situazione è tenuta a bada se sotto sono andata a mettere una matita leggermente burrosa, così da creare una base un po' più morbida e quindi fare in modo che il prodotto non si attacchi direttamente sulle labbra che possono screpolarsi, ma che vada su una soluzione sì burrosa, ma anche non gelosa, come si dice? Cerosa, non gelosa, cerosa, quindi con delle cere. E la situazione è migliorata tantissimo. Per dirvela tutta, già ve lo stavo dicendo prima, io la maggior parte delle volte utilizzo una matita color carne e vado a picchiettare così in mezzo con la punta e sfumo leggermente subito il prodotto con il dito e ho questo effetto grigiastro alla mia matita che abbino al trucco occhi. Però diciamo che come lo utilizzo mi piace molto. Se dovessi uscire o comunque vedendo tutte le pecche di questo prodotto e suppongo che siano di tutti i long lasting liquid lipstick di Wycon, non mi invoglia neanche a comprare dei colori meno pazzi, quindi non so, rosino, il rosso, il color carne. Se mi si sgretola e mi devo trovare i pezzettini e le labbra devastate dopo poco che sembrano veramente il Sahara, no. Comunque lo porterò a termine. Ok, per questo video le recensioni finiscono qua, spero che ti siano state utili. Se ti sono state utili, ovviamente ti invito a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perdere i prossimi video, spoiler, anche il prossimo sarà una recensione, ti invito a iscriverti al mio canale. Trovi il tastino dell'iscrizione qui nell'ultima schermata, in un paio di punti, su per giù e poi ovviamente giù nell'info box. Io ti ringrazio di avermi aperta e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi! In gamba e anche no transfer, non transfer.